Ragazzi, piccola premessa obbligatoria, questo è un video veramente epico, quindi vi invito a lasciare tantissime pollicioni in su, anche perché ci ho messo molto a montarlo, dato che è stato davvero molto lungo a registrare, e quindi veramente ragazzi, vi chiedo tutto il vostro supporto, so che ce la possiamo fare, quindi raggiungiamo tantissime pollicioni in su, ma vi devo dire una cosa molto importante, ed è il perché ne faccio appunto questa intro. Purtroppo, perché ovviamente succede sempre problemi, non ha registrato l'audio del Buiti, quindi sentirete con l'audio della webcam che ragazzi è accettabile ma veramente ha poca qualità rispetto a quello che sto usando per esempio adesso. Quindi ragazzi vi prego di supportare per tutto il lavoro che ho fatto nel montaggio e spero apprezzate lo stesso. Quindi vi ringrazio tantissimo e buona visione ragazzi, spolliciate. E comincia la war, ragazzi. Comincia la war. Ciao a tutti, ragazzi, la Core 89, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Proprio qui con l'inizio della war di Clash of Clans. Perché siamo con un nuovo appuntamento di Clash of Clans, nemmeno l'avevo detto. Allora, ci siamo. Vi faccio vedere il mio esercito, che è composto, vi sono fatto consigliare da voi, da barbari, giganti e maghi. Mi avete dato 5 dei vostri arcieri, 2 dei vostri giganti. Ho anche una mongolfiera perché potrebbe sempre far comodo. E 5 spaccamuro. Guarda, si cominciano le chat, incredibile. Adesso devo scrivere che sto registrando. Siamo, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo all'incirca. Scusate, ho dovuto fare un piccolissimo taglio. Guardate qua come salutano. Mi ha dato il mio messaggio. Ecco, faccio vedere tutti. Ciao, YouTube, ciao, ciao, mamma. Mamma, sono su YouTube. Ok, va bene. Allora, cominciano già le prime lotte. Sì, abbiamo già fatto 4 stelle. Vediamo precisamente se sono 2-2 o 2-3. Allora, vedo un bel 2 stelle qua. Stanno combattendo e non posso vederli mentre combattono. In teoria sì. No. Secondo me è un modo c'è, ma non lo so, semplicemente io perché sono un abbo. Sono sotto attacco da parte di Rosario. E non posso mica vederlo, sicuro? Replay, vediamo il replay dell'attacco. Vediamo il replay dell'attacco di Rosario. Sei in diretta, Rosario. Andiamo un po'. Andiamo in 4x, altrimenti non riesco a far tutto. Va con i domatori, va con i draghi. Alto livello. Ci arriverò prima o poi, ragazzi. Il volume è altissimo. Tristellato? No, dimmi che non lo tristella per quello. Sì, tristellato di pochissimo. Bravissimo Rosario. Aspetta che gli faccio i complimenti. Aspetta che gli faccio i complimenti. Bravo Rosario. Poi ragazzi, rimanete in linea non solo quelli che della war, ma tutti. Perché devo dire molte cose, perché molti mi scrivono, ma perché non mi accetti? Oppure non riesco. Vi spiego tutto con calma. Manca internet. Non è possibile che mi manchi internet. Non è possibile che mi manchi internet. Vabbè, 11 stelle. Sì, possiamo dire stelle. Sono il tuo iscritto. Allora, spiego questo discorso 2 secondi. Allora, praticamente noi siamo al completo. Anzi, un paio forse hanno abbandonato. Non so bene il motivo. Hanno abbandonato. Non so perché. Comunque erano al completo, quindi non potevo accettarli. Prima, cosa è successo invece ancora prima, per quelle invece di 3 giorni fa, diciamo? Era successo che c'erano veramente troppi, troppi di voi, e in qualche modo dovevo scremare questa gente. Avevo deciso di fare una cosa che avevo già anticipato nei video, vero? Volevo solamente quelli sopra il livello 6, quindi dal 7 in su. E così ho tolto quelli di livello 6. Sinceramente me ne è sfuggito uno, mi hanno fatto notare, ma ormai mica li tolgo. Che sono Devil Black e Julius, che comunque Julius sta aumentando, invece Devil Black sarebbe un po' intruso. Però insomma, ormai lo tengo, adesso vediamo se è attivo lo tengo, se no ovviamente lo tolgo perché non è che cioè giusto così. Qui c'è zero. Consigliatemi da dove attaccare il mio corrispettivo, si dice. Perché ragazzi io sono nobbissimo. Cioè, vi rendete conto che io. Vi faccio vedere. Cioè, io sono livello 5 e tutti quelli del clan sono livello 7 superiore. Solo per farvi capire anche. Tutte le robe sono veramente inferiore. Non so attaccare. Però ragazzi io confido in voi. Nel senso che.
So che farò un sacco di fail, ma piano piano riuscirò a migliorare e a migliorarci anche come piano, ovviamente. Quindi, ragazzi, non avevo neanche detto un bel pollicino in su. Mi scuso perché so che con questi giochi che registro sia i dei che ciò che penso ho dei problemi con la webcam, purtroppo, che si sfasa. Mi spiace, probabilmente si sarà sfasata anche qua. Spero non vi dia troppo fastidio. Allora, io direi dalla difesa aerea. Ok. Giganti. Sono circa 15 giganti, 5 stregoni si chiamano, 25 barbari e 5 spaccamuro. Eccolo qua. Deve essere questo il mio esercito, se non ricordo male. Sì, così ragazzi, sì. Oddio, ultimamente ho la pozione, vero? Mi sono dimenticato la pozione. Aspetta, no, me lo sono dimenticato sul serio? No, non voglio gemmare, ragazzi. Non sono il tipo che gemma. Per fortuna mi ci metto solo 20 e si possono fare due attacchi. Quindi magari il primo l'ho fatto senza. No, Bailo ha attaccato il mio. No, ragazzi, così in diretta no. No. Ah, guarda, live, si può guardare live. No, mi si è attaccato il mio. Ho detto di no, ragazzi. Bailo, ho una brutta notizia per te. Ti piace vincere facile? Ponzi, ponzi, bom bom bom. Ah, Bailong, Bailong. Ah, vabbè, non scrivo niente, vedrò il video. Chiuso la ora. Poi è brutto da dire, è molto brutto da dire. Però, sinceramente, sono io col canale. Quindi, in un certo senso, anche per tutti gli altri iscritti, è un po' bello vedere lo spettacolo, no, della war. Quindi, in questo momento non aveva neanche la possibilità di battagliare. Quindi, ha deciso lui di abbandonare prima che facessi io in modo che si abbandonasse. E adesso vedete, ragazzi, le prime richieste. Devo vedere se hanno un tot di livello. Per dire, questo 6 devo rifiutarlo per forza. Non è a caso. Se no, non ci stiamo. Questo livello 9 e lo accetto. Farvi capire. So che può risultare non giusto, però ragazzi, è l'unico modo. Ragazzi, io mi sa che farò una pausa e poi proverò a attaccare, magari quando avrò la pozione, il 28, ma so già come andare a finire. Vabbè, tanto per fare un po' di spettacolo, vabbè, a dopo. Bene ragazzi, dopo tanto taglio, ecco, anche un po' spostata la facecam, scusate, c'è un casino qua in guerra, mamma mia. E sto guardando l'attacco di Kai, no, no, il Kai di difesa di Faust, scusate, che ha fatto un attacco molto buono, però ora in 1 minuto e 45 deve cercare con tutte queste mongolfiere di spaccare il più possibile. Ha fatto un buon attacco, comunque già a 2 stelle. E ringrazio Dark Creeper che mi sta dicendo un sacco di cose, mi sta veramente consigliando un sacco di cose. E perché adesso andrò a fare l'attacco, appunto. Quindi devo cercare di tenermi concentrato perché l'attacco che sto per fare non vale nulla. Riguardo non mi dà neanche, eccetera, no. Riguardo le stelle, perché è successa la cosa con Balion che avete visto, che tra l'altro ha abbandonato poi. Non ci ho capito niente di quello che ha detto. A strisce per tankare. Non usate i termini tecnici. Vabbè, io vado, raga. Intanto abbiamo visto qui l'attacco di Faust. Che faccio i complimenti che ha fatto un bellissimo attacco. Spero riesca a tenere anche le 3 stelle. 29 a 1. Infatti, nel frattempo, lui è stato attaccato il nostro Waltz. Vediamo, eccolo qua, Walks, scusate. Una sola stella, per fortuna, quindi bravo per la difesa, Walks. Io vado e come va, va. Ok. Perché nel frattempo, ragazzi, sono un bel po' di tempo. Sono anche, sì, ho preso la pozione qui. Allora, alla fine l'esercito, non so se l'avete visto già voi, ma l'ho cambiato, cioè quello del clan. Ho due mongolfiere e un domatore che adesso non mi ricordo neanche dove dovevo usare.
Bello. Vabbè, io vado. Allora, alla fine cosa faccio? Attaccherò il trentesimo comunque, anche se appunto non sarà per le stelle. Lo attaccherò. E sono teso un pochino, dico la verità. Vado. Ok. Metto. Sì, metto subito il fulmine. Sì. Ok. Sì, va bene. Tensione. Ok. Però io non ho arcieri. Cosa che forse non avevo detto. Io non ho arcieri, ragazzi. Tacco, come va, va. Sentite. Ok, 25 secondi. Mi ha detto di andare qui. Allora, prima mettere un gigante. Ok. Ragazzi, mi ricordo un cazzo. Scusate le parole. Allora, prima un gigante. Aspetto che colpisca il mortaio. E dopo butto tutti gli altri con lo spaccamuro. Ok. Prima però devo colpire qui il mortaio. Pronti? Ragazzi, via. Vado, ho aspettato, ho sbagliato. Troppo presto. Troppo presto, ragazzi. Scuso, mi scuso. Mi scuso perché era troppo presto lì. Ah, c'ho il coso che va malissimo. C'ho il mouse che va malissimo. C'ho il coso che va malissimo, ragazzi. Non va il coso, perché sto giocando con... Mi ricordo neanche come si chiama, mannaggia. Dai, attaccatelo, attaccatelo. Che tensione. Dai, che forse è fatta, manca solo. Ok. Sto giocando con BlueStacks, si chiama. Quindi non è molto sensibile, capito? Fatta. Probabilmente ho sbagliato all'inizio, che ho mandato troppo presto la seconda ondata di giganti. Ho sbagliato, sono un po' troppo lento, poi ho un po' accannato qua. Il coso però dai, alla fin fine è andata abbastanza bene. L'avrei tristellato. Quindi sono contento. L'ho fatto solo come avete detto voi per le risorse e anche per il piacere di vedere insieme a voi la war. E quindi poter attaccarlo insieme. Però vi ringrazio tantissimo perché per esempio quella tattica lì del gigante l'avevo già vista da qualche parte, ciao barbari, e ho capito poco adesso come si fa, ovviamente dagli errori si impara ragazzi, e tante altre cose, li farò adesso ragazzi e mi serviranno tantissimo, quindi grazie davvero di cuore. 89% c'è qualcosa nascosto, sì, c'è la capanna qua, c'è la capanna qua, c'è la capanna qua, mancano solo quelle ragazzi, quindi sarebbe stato un 100%, 100% insomma dai, posto. Sentiremo poi cosa mi dicono. Qualcuno mi dirà bravo, qualcuno mi dirà su, ovvio, però dai. Sono comunque soddisfatto per questo 100%, poi ovviamente poteva andare un po' meglio, ma bisogna sempre ragazzi essere ottimisti e positivi e pensare che migliorerò sempre di più. Ok. Andate amici, 100%. Ok. C'è anche il domatore, tra l'altro, che non so che fine abbia fatto. Vabbè, andiamo che dicono. 82 messaggi in un secondo, oddio. Titolare migliore del mondo. Se i giganti non fossero andati lì. Non capisco, ragazzi, davvero. Perché parte in termine tecnico. La RTP, che povero. Sei salito. Secondo me non fa 3. Scherzo. Grazie mille ragazzi, veramente. Sono emozionato perché è il primo vero attacco war. Perché con l'altro, l'altra volta che facevamo un clan era molto meno unito. Quindi siamo molto uniti ragazzi, spolliciate, supportate, ma so che lo farete. Perché so che magari questi qua siete fantastici, questa cinquantina di persone. Però anche gli altri possono dire, a me non me ne frega niente. Però ragazzi, siamo davvero un team. Noi e tutti voi che non siete mai all'interno del clan, ma siete iscritti e supportate. È come se veramente ci fosse dentro. Perché come sapete, in un team non c'è solo il pilota. Noi non so per fare, non c'è Vettel, non c'è Raikkonen. Sono tutti gli ingegneri, ci sono i meccanici, i
c'è lo staff, sono i collaudatori, c'è il team principal, c'è tutto, anche il pubblico. Quindi veramente vi ringrazio tutti. Adesso vi saluto un po' così in generale, saluto a tutti ragazzi veramente. Tu video fa vi ringrazio davvero tutti quanti. 31 e mi spiace per questo Theodor. No, alla fine ragazzi molto bene, abbiamo veduto ristellato anche altri. Ovviamente il 24, 25, 26, 27 e il 28 verranno al più presto attaccati. Penso gli altri comunque sono messi abbastanza bene. So che le war, come avete detto voi, anche per il fuso orario, tutta questa cosa qua, potranno cambiare molto così, senza che te l'aspetti. Sta guarda quello che mi ricordo, bravissimo. Ok, grazie mille ragazzi per tutti voi che mi avete supportato e sopportato. E specialmente Dark Creeper lì che mi ha consigliato questo attacco. Lo ringrazio particolarmente. Io mi preparo il mio Elisir, poi mi preparo un esercito che mi dite voi. Ricordo che sono di H5, quindi dai, è stato carino come attacco. E sì, era abbastanza simile al mio il villo, un po' più allungato, ma vabbè. Ragazzi, io chiudo il video perché è troppo lungo, come avete detto anche voi, chissà quanti tagli farà. Ho fatto un taglio bello lungo in mezzo, poi farò qualche altro taglietto, insomma. Vabbè, ragazzi, un saluto della vostra 9. Sarà lunghetto questo video, spero l'abbiate visto tutto, bel pollicione su.